Buongiorno carissimi, buongiorno. Oggi il tempo non è dei migliori, un pochino nuvoloso, tranqui. Sono riuscito a riposare, non sono del tutto riposato, mi sento ancora deboluccio, ma molto meglio di ieri, per adesso molto meglio di ieri. Cioè comunque per qualche ragione mi sono svegliato alle 6 e poi mi sono riaddormentato fino alle 7 e mezza, quindi tranqui. Mi sento un pochino rintronato, ma non rincoglionito, questo è molto positivo. Basta, programmi per oggi. Questa sera devo andare in palestra. Ieri la passeggiata è stata molto terapeutica, ci sta, una quarantina di minuti, 45, quasi un'ora sono stato fuori, di la verità. Stasera dovrò andare a letto presto, meglio, sì, dovrei andare a letto presto, perché domani vado a Milano, però partiamo, non lo so, dovrei partire tipo per le 7:30, ma non da casa, dall'ufficio, e quindi alle 7 di mattina devo partire, cioè fuori di testa. Madonna. Poi di fronte a me ho un carro funebre ora, quindi speriamo che non sia di buon auspicio. Arrivato, vado al lavoro e noi ci sentiamo dopo. Ciao, buona giornata. Mamma mia, allora alla fine sono riuscito ad andare nella pizzeria e ne ho presa una molto vegetariana. Salamino, wurstel, prosciutto cotto, mamma mia, pesantissimo, infatti sono devastato. E niente, adesso mi faccio 5 minuti passeggiata, torno qua all'edificio e poi ricomincio a lavorare. Lavoro finito. Allora, domani devo andare appunto a Milano e parto da casa alle 7:45, quindi solo una mezz'oretta prima del solito, nulla di che, perfetto. Poi dopo quello andiamo prima a Bergamo, poi andiamo a mangiare fuori. Milano abbiamo delle riunioni in City Life, finiamo per le 6:30, poi mangeremo fuori da qualche parte e si torna in De Verona. Adesso vado a casa, faccio due robette e vado in palestra assolutamente, anche perché è da venerdì che non vado e quindi no bene. E purtroppo ieri uno, il risotto non è che è venuto così buono, due, ne ho fatto un casino. Ho penso ancora 4 pasti molto abbondanti di risotto che ho messo in freezer e non lo so ragazzi, non lo so, impegnativo. Però stasera penso che mi mangerò un po' di formaggio, delle verdurine, che vuol dire pomodori, che altre verdure voglio avere. E a pranzo ho mangiato quella pizza gigante, buonissima. Allora, una volta sono andato a lavorare in Germania a fare un video per un DJ e sono salito in macchina con questa qua, GLE 350, e vi giuro, ero sull'autobahn, ma ho sparato i 200 all'ora, che 200 con una berlina, ce la fai. Con questa qua è una barca, cioè ci arrivavi ma sentivi tipo tutto echeggiare, stranissimo, poi sensori ovunque. Pensate, mi ero fatto 6 ore di macchina da Verona, cioè ho fatto il treno Verona fino a Bolzano, poi da Bolzano ho pigliato la macchina fino su a, non a Monaco, Augsburg, fatto 2 ore di lavoro, finito il DJ e torno indietro. Cioè è stata una tirata allucinante, però ogni tanto bisogna farle. Mi ricordo che in questa discoteca, mi ricordo che in questa discoteca ero lì che facevo il video, a un certo punto ti vedi questo tedesco alto, una spanna abbondante più di me, io non è che sono basso, anzi, ed era lì con un tamburo gigante che boom boom spaccava tutto con i bonghi. Volevo andare a piedi in palestra, solo che se aggiungo quella mezz'ora abbondante per andare, quella mezz'ora abbondante per tornare è un'ora, e vuol dire che se parto ora
arrivo là per le 7, mi vorrei fare un'ora e mezza, due in palestra, finisco alle 9, poi torno indietro alle 9 e mezza e mangio alle 10. Eviterei, quindi vado ora. Volevo prendere il motorino, ma non trovavo neanche, non so dove siano finite le chiavi al motorino, quindi prendo la macchina. 5-10 minuti sono lì. 10 minuti sono lì. Cioè alla fine vado a risparmiare quei 40 minuti che posso utilizzare in una palestra più aggressiva o cucinarmi. Anche perché, ragazzi, vi ricordate che avete fatto, che ho fatto ragù? Ecco, io quello lo devo ancora assaggiare, maledetti, mi fate dimenticare. Ho fatto un cazzo di chilo abbondante, no, più di un chilo di ragù. E non so che gusto abbia, magari fa schifo. Bene, palestra arrivato, ora iniziamo a spaccarci. Ci ho messo 10 minuti alla fine, tra una roba e l'altra. Ciao! Ma ragazzi, ma chi è che mi ha cagato così? Porca puttana, che me... Cioè... Oggi no, oggi no eres... Cazzo si dice, non è giornata. Allora, usciamo da questi parcheggioni. Penso comunque di andarmi a fare una leggera passeggiatina. Se ho tempo a disposizione. Mamma mia, il cappello mi ha fatto venire di quei ciuffi dietro la testa. Incredibile. Ora, niente come al solito, adesso mi mangio dei pomodori, giusto per stare un po' sano, mi sono mangiato un po' di formaggio e purtroppo volevo farmi un'insalatina col pollo, ma non ho il pollo, devo comprarlo. E, anzi, cioè, non ho un cazzo di niente nel frigo, quindi dovrò anche pensare alla spesa, prima o dopo. E come secondo, anzi come primo, mi mangio il risotto avanzato. Insomma, non è il massimo, ma è onesto. Non è così. Comunque sono un coglione, perché ho scoperto che 30, penso che avevo scoperto, rileggendo documenti, che 30 giorni di ferie, 33 giorni l'anno di ferie non sono 33 giorni, ma sono 33 contando anche quelle dell'azienda, quindi quelle mie non si sommano a quelle dell'azienda, sono inclusive. Di conseguenza, i giorni di ferie che io mi scelgo sono tipo 19 e più 14 dove l'azienda è chiusa, e quindi già mi va bene anche perché è chiusa in momenti tattici, cioè tipo Ferragosto, feste di Natale, quant'altro, quindi ci sta. Però avevo tipo un'idea immaginaria dove potevo farmi un mese e mezzo di ferie così sparato. Invece so se voglio andare a fare una passeggiata stasera. Cioè sono abbastanza stanco e devo tipo sistemare tutto sto casino. E poi devo anche dormire, andare a letto relativamente breve. Insomma, sapete com'è la situazione per domani, ve l'ho già spiegato mille volte. Giovedì sera viene qua una mia amica che mi dà una mano a finire sto cazzo di risotto perché sennò non me la cavo. E sabato probabilmente vado a giocare a paddle per la prima volta, così provo le tutine, provo quelle robe lì. Comunque io adesso sistemo un pochino e poi mi faccio una tisanina e filo a letto, mi sa. Che ho un po' di sonno da recuperare, stanotte ho dato, ma potrebbe andare meglio. Le fiammiferi, le stelle della amusement, are you all crew can buy on the OC. Questa è la via. Adesso devo editare il video, mi sono buttato un po' su FaceTime a ciacolare un po', quindi devo ancora editare. Se inizio adesso faccio sicuramente tardi. Quindi lo faccio adesso. Devo farlo. Porca miseria. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Buonanotte. Vi aggiorno ovviamente su come va il viaggio. E siete lì con me.